come il nostro centro sia rintracciabile e andare su internet ed essere in qualche modo pronti a capire dove raccogliere da questo enorme calderone che è la rete le informazioni giuste, opportune, appropriate riguardo le cose non è sempre facile. Quindi io qua ho evidenziato come cliccando semplicemente su Google Earn AI venga fuori come primo sito disponibile questo che è un sito che racchiude anche l'ospedale di Campo San Piero. Qui ci sono io qui in Brutterello nella foto ultima che abbiamo fatto a Praga il 21 di marzo. Vai tranquillo, tanto non ti vedono. Ma qualcuno sì, chi accompagna. E in questo bellissimo contesto di una università davvero secolare, quale quella la Charles University di Praga, abbiamo fatto questa riunione in cui si sono decise tra l'altro cose piuttosto importanti. Finalmente, mi permetto di dire, perché in Europa non è semplice arrivare a certe decisioni. Comunque, tornando invece al sito, si può vedere come è possibile arrivare alle diverse aree di questo, di questa rete, semplicemente cercando dentro al sito i vari healthcare provider, a parte che il sito si può anche leggere in italiano e quindi non è difficile trovare quello che serve per avere magari anche un'idea della rete. In pratica si può trovare l'opuscolo nelle varie lingue, che è lo stesso opuscolo che noi poi distribuiamo ogni tanto anche durante le nostre visite. Si può trovare quali sono le sperimentazioni cliniche in corso, che in Italia purtroppo di ricerca clinica se ne fa piuttosto poca proprio per difficoltà economiche non indifferenti. Si può trovare poi le varie ospedali, no? La carta geografica tra l'Italia, che è senz'altro ben rappresentata, ecco come siamo presenti io e il dottor Pizzolini come membri del World Group 1, cioè che si occupa di malattie della retina. Abbiamo parlato ultimamente anche della possibilità di inserire in qualche modo la ROP, la retinopatia del prematuro, perché non si tratta solo di malattie genetiche, ma di malattie rare complesse indipendentemente dalla predisposizione genetica che possono essere inserite. Se ne parlerà in collaborazione ovviamente anche con le altre reti ERN della pediatria e soprattutto con il World Group che si occupa di malattie pediatriche all'interno della nostra rete oculistica. Invece, tornando un attimo all'ULSEI Euganea, il centro è molto facilmente rintracciabile perché tra i vari ospedali che dovrebbero comparire qua si trova Campo San Piero, si va in oculistica, si trova l'unità operativa del dottor Chizzolini e si può cliccare su quello che è il nostro centro di riferimento. I documenti allegati possono dare un'idea di che cosa si tratta, di che cosa noi facciamo, e sono i documenti che noi abbiamo caricato rispetto delle relazioni che abbiamo fatto recentemente, insomma relativamente in tempi recenti, non è che le cose siano cambiate in pochi mesi. Questa era di ottobre 2017 a Roma e quest'altra era una relazione, una relazione in questo caso in italiano, e quest'altra invece una relazione, penso in inglese, riguardante la presentazione del centro in Europa che abbiamo tenuto a Napoli sempre ad ottobre 2017. Tutte queste informazioni volevo darle a voi affinché magari potete anche indicare i pazienti come trovarci. Sappiate che noi ci stiamo dando molto da fare per cercare di ridurre le liste d'attesa, soprattutto per selezionare i casi che hanno bisogno davvero di una visita magari ogni 9, 12, 15 mesi, dai casi che magari hanno, nei quali è sufficiente fare un controllo ogni 18-24 mesi. Per le prime visite però noi abbiamo un obbligo di intervento veloce
E proprio per le prime visite noi, grazie anche all'Associazione Retina Veneto, dico la verità, grazie alla sensibilità del direttore, che adesso è andato via, Domenico Scibetta, abbiamo potuto dedicare 5 ore alla settimana in un contatto telefonico diretto con il personale del centro. Cioè il giovedì mattina, facendo il numero 049-932-4536, è possibile parlare direttamente con un ortottista che potrà prendere appunto gli appuntamenti solo ed esclusivamente per quanto riguarda le prime visite, i primi accessi che verranno fatti nel giro di poche settimane, 4, 8, massimo 12 settimane. È importante che questo numero di telefono venga tenuto ben presente, senza però pretendere che da questo numero di telefono si possano programmare visite normalmente programmate da una segreteria, perché questo intaserebbe il servizio, perché questo numero di telefono noi in realtà gestiamo poi anche in una sorta di telemedicina tutto quello che è possibile gestire da un punto di vista cartaceo, quindi le varie certificazioni, i piani terapeutici, le certificazioni che possono riguardare l'invalidità, le malattie rare, la prescrizione degli ausili, sono tutte cose, il collaudo stesso degli ausili, sono tutte cose che noi riusciamo a gestire in maniera cartacea senza dover scomodare il paziente a venire tutte le volte a Campo San Piero. Quindi cerchiamo di essere anche pragmatici nella gestione di questi pazienti, di voi pazienti, e cerchiamo sempre di dare il massimo sperando di riuscirci. Ovviamente ogni suggerimento è gradito, sapendo che i suggerimenti devono poi anche essere contenuti nella realtà del nostro sistema sanitario, quindi senza troppe iperboli e nel pensiero che magari qualcosa di possibile, di impossibile venga realizzato, questo raramente accade. Volevo anche farvi vedere un'ultima piccola conquista della nostra rete di riferimento, che è una conquista credo importante, e finalmente dopo tanti mesi si è attivato quello che è il Clinical Patient Management System, che sarebbe una sorta di clinica virtuale. In questa clinica io posso inserire i dati, le fotografie, i dati oculistici, i dati anamnestici di un paziente, un caso particolarmente complesso, difficile da definire, e questo paziente potrà essere condiviso con gli altri 25 centri della rete europea, e quindi ci potrà essere una discussione via internet riguardo a questo caso clinico per il quale abbiamo qualche dubbio e qualche incertezza. Questo confronto, questa rete che davvero si fa attiva, diventa molto importante. Spero che chi deciderà della nostra modalità di gestione assistenziale del paziente capisca che finalmente, ma credo che noi siamo a buon punto, che la clinica e l'assistenza non si fa solo col paziente di fronte, ma si fa anche ragionando su delle cose che magari vengono da tanto lontano e che possono arricchirci vicendevolmente. Vi porto solo un esempio. Questo, noi siamo stati coinvolti nella gestione clinica virtuale, come si dice la virtual clinic, di questo caso, che è un caso particolarmente complesso di un ragazzino estone che si è presentato con queste caratteristiche. Ovviamente non stiamo a dilungarci sulle cose. Io questo file ho semplicemente voluto far vedere per capire quanto lavoro c'è dietro alla gestione di pazienti così complessi. Non si tratta semplicemente di visitare un paziente, si tratta di condividere esperienze e conoscenze e competenze. E questo ci consentirà probabilmente di avere davvero una standardizzazione nella modalità di cura di questi pazienti. Ed è ovvio che semplicemente caricare tutte queste informazioni dentro un sistema, ovviamente protetto, in maniera anonima, nel rispetto della legge della privacy e tutto il resto, è un'azione che impiega almeno 4 ore di tempo, perché poi si devono caricare immagini, si devono caricare, queste sono le istruzioni per il caricamento di queste cose, si devono caricare esami, si deve caricare magari una risonanza magnetica anziché una TAC, una OCT o una foto del fundus. Quindi è chiaro che è una gestione particolarmente complessa, di cui però noi vorremmo essere in parte davvero un protagonista attivo,
perché troppo spesso in Europa l'Italia compare come spettatore non pagante, no? Come magari situazioni appaiono spesso dove è vero gli italiani sono coinvolti ma non sono mai parte troppo attiva di questo, di questa rete, e questa è una cosa che noi vogliamo assolutamente sfatare. Non a caso io ho voluto rispondere immediatamente ai dubbi di questa nostra collega estone e sono stato il primo dei 25 a rispondere, come per dire guarda che gli italiani ci sono e non vogliono fare solo da comprimari o da appunto protagonisti indiretti. Poi finisco proprio nel proiettare queste poche diapositive che sono poi quelle che abbiamo anche proiettato durante l'ultima intervista, ecco, e quando voi vi troverete di fronte a professionalità così importanti come può succedere al centro di riferimento di Campo San Piero e all'unità operativa di Campo San Piero, sappiate che ci sono professionalità in grado di gestire bene la diagnosi, di gestire bene le terapie chirurgiche più o meno complesse, come diceva Marzio Chizzonini poco fa, e di gestire anche appunto la riabilitazione di pazienti con impiantati di occhio bionico. Questo è l'esempio, tra l'altro, il secondo caso nel mondo impiantato di occhio bionico ammalato di corioderemia, una malattia simile alla retinite pigmentosa, ma non uguale. Questa è la nostra brochure, io vi ringrazio per l'attenzione.